Benvenuti a Naturalis. In queste settimane la nostra redazione vi farà conoscere alcune eccellenze della nostra regione. Parleremo di aloterapia, di cura delle mani e dei piedi, ma soprattutto vi daremo qualche consiglio per sconfiggere la crisi. Ascoltiamo quindi che cosa ci raccontano questa settimana i nostri ospiti. Un saluto a tutti gli amici di Naturalis. Se devo definire l'imprenditore che sono, mi viene naturale pensare all'impresa sociale, anche se niente nei miei documenti contabili e amministrativi rimanda alla cooperazione o alla socialità. Forse è vero quello che si dice, che la missione sociale di un'impresa sta nel modo in cui lavoriamo tutti i giorni e non si acquisisce soltanto al momento della sua costituzione. Mi occupo di educazione finanziaria e di consulenza bancaria, due mestieri che non si sanno fare necessariamente perché si è lavorato in banca. Io in banca ci ho lavorato, in due banche per più di 10 anni, e per tanto tempo non ho condiviso il modo in cui si lavorava e alcuni fenomeni che andavano nella direzione di far guadagnare la banca a scapito dei suoi clienti. Si crede erroneamente che gli uomini, quando prendono delle decisioni, siano degli esseri razionali e che rispondano, diciamo, alla necessità di ottenere il loro massimo, la loro massima utilità personale, e in realtà questo non avviene. Quando spendiamo, risparmiamo o investiamo i nostri soldi, lo facciamo rispondendo a logiche molto poco razionali e molto emotive. Questo è un aspetto molto più importante di quanto si pensi, e che tocca le nostre tasche. Il principio della razionalità, infatti, è alla base di tutti i programmi di educazione finanziaria che ci sono in Italia e che, bisogna dirlo, sono tutti o quasi portati avanti dalle banche. Non si tratta di un semplice conflitto di interessi, si tratta di un presupposto diverso e molto importante. Non è cioè sufficiente informare le persone, come fanno questi programmi, affinché queste siano nelle migliori condizioni di prendere delle scelte che siano utili alle loro tasche, appunto. Mi occupo di far capire alle persone come spendono i propri soldi e perché, e come potrebbero farlo, come si può risparmiare, come si può pianificare una spesa per gli anni che verranno e anche per generazioni che verranno. Cerco di, in generale, di lavorare con uno sguardo a quello che verrà, molto in là nel tempo. Lo faccio con gli altri come lo faccio con la mia famiglia. I risultati, credete, sono straordinari. Le persone comprano le cose soltanto quando gli servono realmente. Dopo una serie di incontri ci sono delle persone che addirittura mi chiamano e mi suggeriscono nuovi modi di risparmiare soldi. È quasi contagioso. Allo stesso modo, alcuni imparano a indebitarsi, alcuni non lo fanno più, perché imparano che è possibile pianificare una spesa, risparmiare e dedicare questi soldi a un acquisto, risparmiando tanti soldi. Per chi invece si orienta a investire i propri di soldi, viene fuori che fino a quel momento non avevano realmente capito quasi nulla di quello che stavano facendo, non tanto dal punto di vista degli strumenti finanziari che gli erano stati proposti, quanto delle loro reali esigenze che adesso cominciano un po' a conoscere. Per quanto riguarda le imprese, faccio sostanzialmente formazione e consulenza. Il mio ruolo è quello di spiegare le logiche e dare degli strumenti affinché un'impresa possa capire come le banche concedono il credito, un lavoro che dovrebbero fare le banche e non sono più capaci di fare. Quello che ho scelto di fare è un lavoro intelligente, un lavoro che sia utile a me e sia utile agli altri. Non credo sia questione di coraggio, sia questione di sentirsi liberi di scegliere, e credo che esistano dei percorsi di finanza etica alternativa e possibile.